Ciao a tutti! Oggi io e noi siamo state da Big Camera e abbiamo comprato, non so se si legge qui, se mette a fuoco, 2750 yen, questo tomo, faccio vedere, abbastanza importante, della guida di Final Fantasy VII Remake, che adesso andremo a farvi vedere molto molto rapidamente e io comincerei, visto che ho beccato verso la fine i disegni di Roberto. Ah, a parte qui c'è un bel ciocobo ciccione di Roberto. Vediamo un po'. Ah, guardate che bello qua. Ci sono i personaggi, gli interni, ma dopo ve lo faccio vedere. Ecco, guardate che belli qua gli scenari. Sicuramente qualcuno. Eccoli qua. Noah. Guarda qua, Cosa questo chi è? Questo chi è? personaggio. È Claudio vestito da femmina. Vedi, questi sono i disegni che ha fatto papà. Non so se mette a fuoco, forse un po' da lontano. Qui c'è Tifa, da bimba, da ragazzetta e da donna. Purtroppo avrei dovuto usare l'altra lente, quella che ingrandisce un po' di più, perché qui non si vede veramente una mazzafionda di questi bellissimi character design di Roberto, di dei personaggi. Che facciamo? Ce ne sono anche altri, sì. Ritto col vestito elegante, quello un po' più proletario, la via di mezzo, la bimba. Pure questo di Roberto. A me piace tanto Arista bimba. Ti piace? Pure Sì. questo, Corneo, come si chiama? L'ha Corneo. fatti Dici Roberto. sempre Corneo. Ma io non lo gioco, amore. Io purtroppo sono una pippa al Corneo. sugo. Vabbè, ve lo faccio vedere un po' rapidamente. Madonna, pesa 80 kg sto coso. Cioè, non veramente. Non Io non ho so. ancora. No. Aspettate, ragazzi! Io ho una card di questa immagine. Io ho questa carta. Ok, andiamo avanti però, perché sennò qua no facciamo notte, perché guarda quante pagine sono. Io vorrei fare abbastanza in fretta, di modo che possiamo far vedere un po' tutto l'interno del libro. Questi sono di Nomura. Vediamo i riflessi della finestra qua fuori. Io non so veramente come facciano le persone a fare gli unboxing. Cioè, difficoltà per farveli vedere da vicino, ma aspetta che intanto levo sta Lobby, che Lobby devo dire dà un fastidio incredibile. Eccolo, Adios. pure la copertina. Leviamo tutto. No, era Ciao. bello più con i colori, no? Oh, così intruppa di meno. Madonna, pesa una tonnellata. Però adesso pesa un po', proprio poco Quasi quasi poco ve di lo faccio meno. vedere così al contrario. Battle System. Fanno sempre queste guide quando escono i giochi. Diciamo che i miei unboxing fanno pietà. Che facciamo? Non si vede niente. Sono un po' demoralizzata perché speravo si vedessero un po' meglio i disegni di papà. Invece con questa lente sì, mi serve per riprendere tutto il libro, però in effetti allontana un po'. Che facciamo? Oh, Jessie, questa ci ricorda qualcuno. Chi ti ricorda Jessie, no? Te l'ho fatta apposta, papà. Amore. Blu, bla, blu, bla. Vabbè, dai. Diciamo che l'ho fatto per farvi vedere i disegni di Roberto, poi l'unboxing di questo libro lo faranno altre 300 persone più brave di me. Però sono contenta perché almeno si vede Cloud vestito da donna. Questo è il character design di Roberto Ferrari. A me piace tanto questo vestito. Ah no, quello è Quello blu. questo. È più bello. Ma perché lei? Quale? Quale? Ti fa col vestito.
Sì, mi piace pure con il vestito verde acqua, pure questo e pure Guarda che questo. bello Pure questo questo. era fatto papà, questo vestito. Sì, amore. Questo è tipo un cipao Pure di pelle, come quelli di questo. Atsuko Kudo. Lo sapete qual è la parte che è vestito con Tifa? Io lo so. Tu lo sai? Sì, Come lo la sai? parte che sta con Tifa. Perché ho visto il pezzo, allora. Ah, l'hai visto Sì. sul computer di papà? Sì, allora. Lei sta con questo. Con lui. Non dire niente perché molta gente ancora lo deve giocare. Poi facciamo spoiler guardate che carino qua, Cloud incarognito. Oddio, che bello. Peccato se queste stampe sono piccole piccole, non si vede niente. Perché non fanno un artbook con tutti i disegni che si vedono bene? Perché? Qui passano l'ambulanza, stiamo a Tokyo in continuo. Ragazzi, che vi devo dire? Volevo farvelo vedere pagina per pagina, ma tanto non si vede niente, converrete con me che non si capisce niente. E quindi c'era pure un altro disegno di papà, Roche, come si chiamava? Però non lo troverò mai. Metteremo le foto. Pippo, Pippo. E Ah, ti ricorda Giacobò, Pipa? carino. Insomma, ci siamo fatti questo viaggetto a Shinjuku, eh? Sta passeggiatona sotto il sole, che oggi devo dire fa caldissimo qua a Tokyo. E niente, questo qui è la nuova guida uscita. Uscita l'altro ieri, mi sembra. Questo è il lobby, la fascetta. C'è anche il nome di Roberto qui. Roberto Ferrari, Roberto Ferrari è il mio papà, Roberto. E niente, video poraccio come al solito, ma almeno ci siamo fatti un po' un'idea di quello che contiene questa guida di Final Fantasy VII Remake Ultimania, 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 guardi il si voglia. Va bene? Ciao a tutti!